sono una difficoltà comunque. Domenico Varesano ripara biciclette. Da anni, da quando a Torino si parlava, pensate un po', di boom economico e si poteva persino fare il bagno in Po'. In Barriera di Milano, Domenico e il suo negozio sono un'unica cosa, come le radici per un albero. 82 anni, senza dimostrarli e senza sentirli, l'artigiano lavora con le mani sporche di grasso tra pedali e cerchioni, gomme forate, bici da passeggio e da corsa, ruggine e ricordi. La radio è sempre accesa, un leggero ronzio ad annunciare notizie, canzoni, gente che sa cosa dire e gente che parla senza sapere cosa dire. Domenico quasi non sente, ma quel ronzio per ore gli fa compagnia, come un ritornello mandato a memoria che canticchi senza più coglierne il senso. Il tempo passa, lento. Fuori vive di colori accesi e di speranze leggere l'andirivieni della barriera. È come abbracciare l'universo tra quei corsi e quelle vie, tra quelle persone venute a cercare da noi futuro e sogni. Così come li cercavano il futuro e i sogni in ogni anfratto i nostri padri e i nostri nonni. Anche Domenico è stato uno straniero di Corato, in provincia di Bari. Oggi Torino non è più città chiusa, i cancelli da tempo sono stati spalancati. L'artigiano guarda quei manubri e quelle selle e pensa: in negozio vengono i bimbi di un tempo diventati oggi papà. Li ha visti crescere, passare dai libri di scuola a un lavoro, certo quando c'è il lavoro. Domenico tira un sospiro forte, si pulisce le mani in uno straccio e si siede sulla sedia. Decide di riposarsi 5 minuti, poi si dedicherà a quella vecchia Graziella dei raggi sbilenchi. Chiude gli occhi e comincia a sentire le parole che escono dalla radio. Questa volta sono nitide, non più un ronzio. Ciao Domenico, non ci siamo mai incontrati ed è un peccato. Io sono Fausto Coppi. Sì, proprio io, il campionissimo. Da tempo ti osservo lavorare, sei proprio bravo. Hai amore e passione, grazie anche a uomini come te. Sono riuscito a conquistare le salite più ostiche, a battere gli avversari più duri. Qui risento gli odori delle mie stagioni. È bello pensare a qualcosa che resterà per sempre. L'officina, non solo l'industria, la piccola libreria, non solo il bookstore. E le tue mani valgono più di 100 macchine. Le vedo all'opera, hanno forza nel contempo e delicatezza, proprio come le mani di Biagio Cavanna, mani che riuscirono a dare ossigeno ai miei muscoli. Biagio era cieco, ma sapeva vedere il mio cuore, dentro il mio cuore, nel profondo del mio cuore. Domenico apre gli occhi, si guarda attorno, alla radio annunciano le previsioni del tempo, domani nuvoloso su tutta la regione. Sorride e comincia a smontare la vecchia Graziella. Grazie a tutti.